sì. Possiamo andare, abbiamo problemi con la diretta. Buonasera a tutte e tutti. Avevamo detto a qualcuno che sarebbe stata la diretta perché lo spazio era piccolo, non funziona, registriamo e domani magari facciamo un piccolo montaggio e mettiamo un estratto. Il rovescio della nazione, la costruzione coloniale dell'idea di mezzogiorno. Siamo con Carmine Conelli, che è del collettivo editoriale di Tamu Edizioni, con sede a Napoli, correggimi lì dove sbaglio nelle questioni. Le vostre pubblicazioni, grazie a Fabrizio, approdano in città, questa libreria è un covo di libri, come avevamo definirla, e sostanzialmente ci ha portato all'attenzione tutto il vostro lavoro, che reputo molto molto interessante. Ringrazio Fabrizio per l'ospitalità, insomma, per questa cosa e soprattutto per la libreria, storicamente sempre attiva. Il libro si apre con una serie di cose che ci dice cosa non è il libro di Carmine Conelli. Questo a me è piaciuto moltissimo, perché anche io credo che non ci sono verità sull'unificazione dell'Italia, così come tu ben scrivi, e che non ci siano consolazioni possibili rispetto a quello che è stato un saccheggio subito, che sia vero, che sia falso, questo lo abbiamo. Tieni a precisare che non ha nemmeno soluzioni per la famosissima questione meridionale, e qua siamo tutti quanti meridionali. Però io l'ho battezzato in questa misura una cassetta degli attrezzi per provare una nuova narrazione di questa vicenda così tanto discussa sostanzialmente. Tu fai un'operazione che è quella di provi a togliere il sud dal tacco geografico italiano, insomma, parlando di geografia, prima ci siamo divertiti a vedere la latitudine e longitudine tra Potenza e Napoli e Matera, e lo provi a inserire in un contesto globale, in una mappa globale, insomma, per un lancio diverso da quello che è attualmente. E incappiamo subito immediatamente nel sud e nel nord del mondo, e quindi in una matrice che è assolutamente del colonialismo. Citi e analizzi soprattutto, più che citi, vari studi, e dai molta sostanza all'accostamento tra la costruzione dell'idea di Sud Italia e della storia globale del colonialismo. E questa è un'operazione che io non avevo trovato finora facilmente e da nessuna parte. Metti all'indice quel patriottismo nostalgico degli ultimi anni che ha contrapposto un po' la Lega Nord alle nostre leghe meridionalistiche, sostanzialmente poi credo che non facciano bene a nessuno, perché il dualismo dovremmo detestarlo un po' tutti quanti, al netto del fatto che sia meno giusto, meno sbagliato. L'Italia oggi, e tu lo dici bene, è unificata finalmente in una cosa, che è l'odio verso i migranti. Siamo riusciti, diciamo, a unificare ciò che forse non è riuscito a fare il Risorgimento in questa questione, dimenticando che i migranti spesso vengono da quei territori che appunto l'Europa ha vessato e colonizzato nell'arco dei cinque secoli che sono alle nostre spalle. Oltretutto mi pare che questo discorso faccia pure un po' strano in una terra come la nostra, come la Basilicata, quella di cui parlavamo poco, anzi io e te, proprio per l'assoluta povertà che ha sempre contraddistinto questa terra, pre e post unitariamente. Questo è un dato di fatto, purtroppo. Quello che mi viene da dire è, fai un passaggio bellissimo, io reputo bellissimo, sul diritto di cittadinanza. A un certo punto tu parli di questo, di quello che noi non riusciamo a dare ai migranti, ed era quello che noi sostanzialmente quasi non riusciamo a avere nei primi anni del boom, di quando siamo andati e siamo entrati in quel nord Italia industrializzato e l'abbiamo colonizzato.
passando per situazioni drammatiche, cioè i meridionali vivevano appunto in situazioni drammatiche, però facevano tanto lavoro, tantissimo lavoro, e hanno dato una spinta importantissima a quel boom economico che si riconosce all'Italia sul finire degli anni 60-70. Ma gli stessi meridionali lì hanno dato prova di importante del nostro, secondo me, DNA, sono stati motore di quella stagione degli scioperi che poi ha dato, insomma, delle battaglie alla classe operaia per migliorare le loro posizioni, che riguardavano gli operai del sud così come riguardavano gli operai del nord. Il professor Tommaso Pedio, in un suo libro che è La Basilicata Borbonica, nella prefazione, un po' come fai tu, punta il dito finalmente sulla lotta di classe, su quella che è e dobbiamo definire una questione dirimente. Non si può tacere se parliamo di sud, soprattutto se parliamo di un'umanità quasi a perdere in quel periodo e in quegli anni. Pedio parla dei problemi sociali sulla natura e sull'origine dei contrasti sociali tra quelle classi, e scrive che quando divennero violenti e quindi cominciarono a essere vessati i ricchi, le élite meridionali si arroccarono ancora di più, e le élite meridionali in questo libro sono da te molto ben definite per quello che è stato il loro lavoro. Pedio parte e dice che già le relazioni degli inviati reali che vanno dal 1730 circa al 1850, quindi prima di quel 1861 che noi definiamo unificante, no? L'anno dell'unificazione, ci dice chiaramente che il quadro era drammatico. Ce lo confermano poi nel periodo post-unitario i parlamentari come Fortunato, Nitti, Zanardelli, e purtroppo forse non ci dobbiamo vergognare di dire che anche lo stesso Carlo Levi ancora ci enunciava quello che era lo stato di miseria assoluta della classe contadina, quindi del ceto popolare lucano, perché poi la Basilicata, tu parli di latifondismo, appunto era attrazione assolutamente come contadina, quindi quell'età borbonica, quell'età dell'oro di Napoli probabilmente finiva lì, dove ci siamo detti, all'intorno di Napoli, della regia di Caserta, tutte quelle volgate sull'acqua calda. L'acqua calda la teneva il re probabilmente, ma non è che la teneva qualcuno di noi. Invita alla riflessione anche sulla figura dei briganti. Questa è una cosa che siamo nella terra dei briganti, ce lo siamo detti al telefono, ce lo siamo ripetuti, è la patria di Carmine Crocco, no? Carmine Crocco, io uso dire, tirato dai lembi della sua divisa da generale, ma generale di cosa poi? La verità è questa, che dovremmo andare a discutere anche di questo. Mi piace che dici anche che c'è un'assenza della figura femminile, nonostante è stata partecipata anche quella parte nel Risorgimento. Poi ti chiederò se mi definisci meglio il discorso che fai rispetto all'inciampo regolare della lettura con l'uso della schwa, quindi che è immediatamente ipermoderno rispetto a quello che dici. Insomma, da quello che sto dicendo sono tanti gli spunti che in questo libro io ho trovato, e mi avvio a porti la prima domanda. Tu scrivi a un certo punto che dopo 160 anni la questione meridionale è quasi derubricata ad una fatalità. Qui mi è venuto a mente il fatto che si potrebbe rivoltare nella tomba Antonio Gramsci, che è un incipit dei capitoli del tuo libro, che sosteneva che la volontà degli uomini è il massimo fattore della storia. Quindi di fatalità in tutto questo che abbiamo subito, che abbiamo incontrato, realmente c'è molto 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 poco. Il primo capitolo si intitola proprio Sud Italia, Globo, due punti Gramsci. Gramsci passò dall'avercela a fondo con i continentali, quindi con gli italiani, quando capì che appunto le élite sarde, come le élite
lucane magari erano responsabili insieme alla parte del continente del problema sardo, e poi il problema sardo negli studi di Torino lo allarga all'interno del giorno e comincia a avere anche lui quella visione. Perché al netto di tutto questo tu, Carmine, parti proprio da Gramsci in questo libro? Grazie Mimmo per questa bella introduzione, ti ringrazio anche per la lettura molto appassionata che hai fatto del libro. Insomma, ci siamo già scambiati un po' di opinioni al telefono. E prima di rispondere volevo ringraziare anche io la libreria Chiria, Fabrizia, Vincenzo, ma insomma anche te per aver organizzato questo incontro e tutte le persone che sono qui ad ascoltarci, e spero dopo anche a commentare un po' insieme qualcosa di cui discuteremo stasera. Gramsci è sicuramente diciamo il punto di inizio di questo libro, che in realtà è come se è strutturato come se fosse un viaggio che Gramsci intraprende dalla sua Sardegna, che appunto ha vissuto da giovane un po' in questa temperie, anche un po' indipendentista. In Sardegna, diciamo, la questione dell'indipendentismo è una cosa molto più radicata di quanto, diciamo, lo sia stata qui negli ultimi 15 anni, posso fare questa battuta. E poi arrivando a Torino, arrivando in realtà a quello che è successo dopo Gramsci nel dopoguerra, che ha avuto una sorte un po' controversa, immaginate il fondatore del Partito Comunista d'Italia che muore in carcere col fascismo, come tutti sappiamo, e quando si ritorna alla democrazia subisce un destino un po' beffardo, ovvero che lui lascia una diciamo mole di pensieri e di riflessioni attraverso i suoi quaderni, le lettere del carcere, di un valore inestimabile, proprio riflessioni politiche, sociologiche, filosofiche, linguistiche, perché Gramsci ha studiato linguistica a Torino, un aneddoto che in pochi sanno, che però vengono prese dal Partito Comunista guidato da Togliatti, diciamo vengono un po' spogliate da quello che è il carico, permettimi un po' la parola, anche sovversivo, diciamo, del suo pensiero, perché il Partito Comunista aveva bisogno di stare in questo nuovo ordine democratico, starci in maniera tale da poter contendere anche, diciamo, ai liberali, alla Democrazia Cristiana, un'egemonia all'interno del campo italiano. E quindi Gramsci veniva derubricato in qualche modo a una specie di pensatore nazionale antifascista, un po' un santino, ecco, diciamo, se vogliamo, da opporre a quella che era l'egemonia di Benedetto Croce all'epoca. E questa cosa che cosa provoca? Che da un lato, diciamo, sia i movimenti che hanno voluto guardare in un'ottica un pochino più rivoluzionaria rispetto a quanto pensava il PC, dicevano: ma noi di Gramsci che ce ne facciamo se questo Gramsci è il santino del Partito Comunista? E poi magari sul Partito Comunista e il Sud ci ritorniamo, se vogliamo, più avanti. Però nel frattempo, soprattutto nel dopoguerra, nel mondo anglofono, nel mondo postcoloniale, nel mondo che si sta decolonizzando, quindi nell'India, nell'Oriente, che Edward Said, un famoso e importantissimo, diciamo, pensatore di origine palestinese, leggono Gramsci, perché nel frattempo era stato tradotto in inglese. Lo elevano proprio. E attraverso Gramsci prendono alcuni strumenti per provare a interpretare la realtà che gli circonda. Per due motivi, diciamo, principalmente. Il primo, perché Gramsci, come forse un po' tutti sapete, dava, a differenza un po' del marxismo ortodosso, dava molta importanza alla cultura. Cioè, diceva che la cultura era importante quanto la sfera dell'economia, perché era quella sfera in cui, diciamo, si producevano dei significati, e quindi quei significati, quelle rappresentazioni, quegli immaginari che venivano rappresentati, erano fondamentali per creare, diciamo, delle disuguaglianze
economiche. E Gramsci questa analisi qua l'ha fatto proprio parlando della questione meridionale. Perché Gramsci, quando parlava della questione meridionale, diceva sì, ok, la questione meridionale è la questione dei latifondisti meridionali, a proposito di una parola con cui stiamo scherzando un po' da stamattina, e della borghesia settentrionale, degli industriali del nord, no? Che erano un po' questo blocco egemone che c'era in Italia negli anni 20 del Novecento e che tenevano soggiogati gli operai settentrionali e i contadini meridionali. Ma era anche la questione che i contadini meridionali non si riuscivano ad alleare con gli operai settentrionali, perché gli operai settentrionali cadevano in quella che era la narrazione egemone che diceva che i meridionali erano dei barbari, che erano degli incivili, dei... Sì, mi ha dato l'assist ai piemontesi per andare su quella sì, riga. Sì, perché poi c'erano anche tutte le teorie di Lombroso che diceva che noi avevamo un cranio più piccolo e quindi per questo più tendente alla delinquenza, all'ozio e così via. Quindi da un lato questa questione meridionale viene declinata per la prima volta da un punto di vista, se vogliamo, rivoluzionario. Dall'altro lato, con la lettura internazionale di tutti questi gruppi di studio, questi collettivi politici, eccetera, la questione meridionale diventa planetaria. Perché? Perché, per esempio, in India, se posso fare giusto questo esempio, si crea questo, sul fine degli anni 70, questo gruppo di storici che erano interessati a capire che cosa, come analizzare le rivolte contadine in India, al tempo, diciamo, sia della dominazione coloniale inglese che della dominazione postcoloniale. E i contadini indiani si sono fatti una domanda che in realtà è quella che mi sono fatto anche io, diciamo, nell'immaginare questo libro, ovvero: ma come facciamo a ispirarci al marxismo europeo se noi il proletariato non ce l'abbiamo e non ce l'abbiamo mai avuto, il proletariato industriale? Quindi loro addirittura, riconoscendo in Gramsci questa apertura verso appunto i contadini meridionali, perché Gramsci aveva un po' questo pallino che per quei tempi, diciamo, era, sì, è vero, c'era stato Lenin, c'era stata la rivoluzione russa, quindi per la prima volta i contadini diventano, come dire, un po' il motore della storia, però si trattava comunque di una cosa che veniva collocata nell'est dell'Europa. Gramsci è stato il primo pensatore europeo, per quanto di una periferia europea, a dire ok, no, noi abbiamo i contadini, che cosa ne facciamo di questi contadini? E questa domanda se lo sono fatti Subaltern Studies in India. E quindi Gramsci, da un certo punto di vista, giusto per concludere questa prima domanda, è un punto di riferimento importantissimo, perché da un lato è stato davvero il primissimo, in politico, intellettuale e così via, a porre le coordinate della questione meridionale da un punto di vista di classe. E dall'altro queste declinazioni internazionali, che erano frutto anche del fatto che lui aveva proprio una cioè lui si situava globalmente già in questa coordinata. Lui è stato, secondo me, il primo a far capire che per capire la nostra realtà contemporanea non ci dovevamo affidare alle coordinate a cui, diciamo, siamo soliti affidarci, ovvero che cosa è moderno e che cosa è arretrato, perché noi tutto quello che vediamo lo giudichiamo in base a questo. Cioè, noi pensiamo, noi abbiamo un modello che è il modello europeo, che è quello che studiamo a scuola, che vediamo tutti i giorni, diciamo, in TV, al telegiornale, e anche chiaramente nordamericano, e siamo e diamo lì quelle coordinate di modernità, e quindi diciamo ah, ma noi non siamo moderni come quella società lì, no? Perché magari, non lo so, non abbiamo appunto le infrastrutture, non abbiamo tutta una serie di questioni. Gramsci, secondo me, sposta la discussione su un altro asse di intervento, che non è più quello tra modernità e arretratezza, ma è quello fra egemonia e subalternità. Cioè, lui dice, non ci sono gruppi che sono più avanzati di altri, ci sono gruppi che semplicemente sono subalterni ad altri, oppure gruppi che pure invece rispetto a quelli sono egemoni. E questa è un'intuizione fondamentale che io penso, in una discussione appunto sulla questione meridionale, vada assolutamente ripresa, perché
Se ritorniamo alla tua riflessione iniziale, il motivo per cui scrivo, diciamo che la questione meridionale ormai è diventata soltanto una fatalità da accettare, è perché ormai per tutta una serie di motivi su cui poi se vogliamo, riflettiamo, la questione meridionale è proprio sparita Assolutamente dal dibattito, sì. dal dibattito pubblico, è un fantasma che praticamente con cui i meridionali stessi sono alle prese e con cui non hanno, secondo me, più strumenti con cui diciamo, interfacciarsi per provare a dare una risposta a tutto questo, perché è stata totalmente, diciamo, declinata a una Dimenticata. questione proprio da accettare. Ormai va così, il Sud è un problema dell'Italia, sono ormai 162 anni che è un problema dell'Italia e se l'è sparito lentamente, diciamo, dai programmi dei partiti politici, dalle riflessioni nazionali e così via. Quindi riprendere Gramsci è secondo me uno dei quei primi passi che bisogna fare per provare a ridare di nuovo centralità a questa questione. Grazie, grazie mille Camille. Infatti io parlavo di fatalità, diciamo, per riagganciarmi al discorso del Gramsciano, però è evidente che si prova a nascondere sotto il tappeto, come dico, come la polvere, questa questione che non, possiamo anche non discuterla, però prima abbiamo fatto l'esempio e rimane nel cuore di ogni lucano. Se io devo raggiungere Matera, ti facevo l'esempio. Non stiamo a parlare di chiacchiere, c'è un pullman la mattina, uno il pomeriggio, uno la sera, forse uno la mattina e uno la sera, e sono due capoluoghi di regione, di una regione centrale del sud Italia, molto importante in questo momento nel contesto nazionale anche dell'energia strategicamente, perché come ti dicevo, insomma, come tu hai ben visto, si estrae moltissimo petrolio, quindi quel gap di cui non si vuole discutere. Comunque rimane. Tornando invece al libro, andando un po' più indietro, una delle cose che più, soprattutto grazie a questo libro, Fabrizio andrà benissimo perché comprerò altri libri, perché ha una bibliografia molto ricca, seppure dopo discutiamo di un appunto che mi ha fatto il compagno Guaragna. Noi prima parlavamo di Non ho fatto Zitara. appunti, ho No, fatto no, un solo un appunto, no, ma lui disegnazione. cercava Zitara nella bibliografia Cioè, un e soltanto un libro. quindi dicevano, ma ho detto, no, abbiamo prima parlato, magari dopo Sì. spieghiamo pure qual è stato il tuo percorso con Zitara da un punto ad un altro. Mentre uno dei temi molto importanti, che io trovo molto importante, è quello a cui ti agganci, del sociologo peruviano Hannibal Chicano. Quijano, dove lui appunto si aggancia a quella scoperta della razza, non ci vuole, e nel momento in cui la bianchezza al potere, lui fa questa enunciazione, parla di questa cosa, come l'inizio della fine del mondo vecchio, tra parentesi, passami la cacofonia, e ci vede in quel momento, che tu già hai toccato, la nascita di quell'eurocentrismo, cioè quel nord Europa che a un certo punto di caravella in caravella comincia a pigliare il dominio assoluto di tutte le terre, e a definire proprio là, in quel momento, forse probabilmente cominciamo a discutere di un nord e di un sud, sempre in maniera più importante. Non è come si arriva a poter distruggere questo concetto, questa dicotomia che va fra nord e sud, e che appunto il sociologo indica proprio nella bianchezza, cioè ne fa un discorso di pelle, il bianco è diventato colui che domina le sorti di qualunque indigeno dell'America o dell'Africa che incontra. Sì. Beh, come distruggere è un po' complicato, però vale un po' la pena Sì. ricostruire questo concetto, nel senso che, come per ricollegarmi a quanto dicevo prima, quest'idea di modernità, che noi diciamo solitamente collochiamo anche banalmente nei programmi di storia a scuola, no? Noi facciamo immaginare l'età moderna dal 1500 in poi, ovvero dalla scoperta dell'America Esatto. e dalle tutte le nuove conquiste, diciamo, in termini rinascimentali, che poi vengono approfondite nei secoli successivi e che si fa immaginare questo secolo della ragione, per cui è sempre l'Europa un po' al centro
del mondo e della narrazione. E, un gruppo di studiosi latinoamericani, di cui diciamo l'esponente più importante è stato proprio Aníbal Quijano, che citava Mimmo, a un certo punto si è fatto una domanda, ha detto: ma noi in America Latina come ci collochiamo esattamente di fronte a questa modernità? Considerando che noi siamo su tutti i libri di storia del mondo, perché a un certo punto questi europei sono venuti qua, hanno praticamente distrutto civiltà, colonie, hanno colonizzato, hanno importato schiavi dall'Africa, li hanno messi a lavorare nei terreni che nel frattempo c'erano stati sottratti. Quindi loro hanno fatto questa riflessione: si può parlare in maniera neutra, diciamo, di questa modernità europea? E loro dicono no, probabilmente no, perché il frutto, cioè il motivo per cui l'Europa ha cominciato ad rappresentarsi come moderna è stato proprio che ha avuto un evento storico come il colonialismo, che ha consentito all'Europa di arricchirsi, di imporre il proprio pensiero diciamo sulle altre civiltà e culture. E si chiedono questi studiosi: Come possiamo interpretare il mondo oggi che quell'esperienza storica del colonialismo è finita? Cioè, diciamo, quella prima ondata lì è finita già nel Settecento, poi il colonialismo, diciamo, vero e proprio teoricamente come esperienza storica è finita a metà del Novecento con le ultime decolonizzazioni. Loro dicono che c'è una logica insita del colonialismo che sopravvive questa fine del colonialismo e la chiamano colonialità. Che cosa vuol dire colonialità? Che noi continuiamo a percepire il mondo secondo quella divisione binaria che ho detto, che appunto ho annunciato un po' prima, ovvero noi diciamo che c'è sempre un nord che è moderno, che è sviluppato, che è razionale, diciamo che è scientifico e così via, e c'è un sud, oppure c'è una popolazione colonizzata, una volta si sarebbe detto del terzo mondo, no? che è appunto arretrata, superstiziosa, sottosviluppata, irrazionale e così via. Quindi perché io ho fatto diciamo un po' appello a questa terminologia degli studi decoloniali? Perché secondo me si è fatta molta confusione, diciamo, rispetto al Sud Italia negli ultimi tempi, che è stato reclamato come un territorio colonizzato dai piemontesi, dal Nord Italia e così via, che è stato una risposta di riflesso a tutte le provocazioni al razzismo molto pronunciato, diciamo, soprattutto della Lega Nord, per cui a un certo punto si è sviluppato un sentimento, ma diciamo di cui siamo un po' partecipi tutti, immagino anche qui, per cui ci siamo detti come vogliamo mettere fine a questo razzismo? E quindi una serie di scrittori, intellettuali, alcuni un po' più affinati, alcuni un po' di meno, hanno cominciato a guardare indietro nella storia, hanno cominciato a dire: no, ma noi stavamo bene prima che venissero i Savoia. Poi questa cosa qua è un po' tutto da discutere. Poi sono arrivati i Savoia, ci hanno colonizzato ed è iniziato il nostro declino. Io sinceramente sono un po' scettico, diciamo, rispetto a questa interpretazione, per due motivi principali. Il primo è che la colonizzazione, proprio come atto, diciamo, come atto storico, è una cosa che è un po' diversa da quello che è successo al Sud Italia. È una cosa che presuppone che c'è un impero o comunque un regno che a un certo punto decide di invadere e colonizzare un altro, può prendere, diciamo, varie pieghe, che può essere un colonialismo di insediamento, ovvero con cui abitanti si sostituiscono letteralmente ai nativi, che è quello che è avvenuto, diciamo, con alcune parti, diciamo, con il colonialismo inglese negli Stati Uniti, ma per fare un esempio attualissimo, quello che fa tutti i giorni Israele in Palestina al giorno d'oggi. E c'è un esercito, c'è una riduzione in schiavitù di persone e ci sono tante altre questioni. Dall'altro lato,
che per me nel sud Italia al momento dell'unificazione non sono avvenute. Dall'altro lato, la storia di dire ok, no, l'unificazione vuol dire colonizzazione del sud, secondo me invece riduce a, e semplifica una faccenda che secondo me è stata molto più complessa, che è stata una faccenda dell'unificazione, che è stato uno scontro non tanto, diciamo, fra meridionali e settentrionali, ma uno scontro fra, diciamo, gruppi moderati intorno a Cavour che volevano l'unificazione a tutti i costi, soprattutto, diciamo, composti da napoletani. Questa cosa, sì, secondo me, è da specificare. Invece gruppi più democratici, radicali, che volevano coniugare alla questione dell'unificazione, quindi anche dell'abbattimento del regime borbonico, che era comunque il regime peggiore che ci stava sulla penisola, questa cosa non si dice mai abbastanza, volevano coniugare una questione sociale. C'era, giusto per fare un esempio famoso ai più, Pisacane, che diceva per noi l'unificazione non è soltanto il mettere insieme dei popoli e dargli la democrazia, ma anche fare in modo che il progresso che nell'Ottocento era, diciamo, incipiente, ma che comunque era già abbastanza visibile, non debba essere disuguale, ma debba essere ripartito a tutti in uguale misura. Pisacane, per inciso, è morto. I famosi 300 è morto a Sapri, e quando morì, nel libro lo racconto, il famoso colonizzatore Vittorio Emanuele chiamò il Borbone per dire: io ti do la mia solidarietà perché tu hai rischiato che un pazzo furioso che vuole abbattere a te, a me e a tutti gli altri re a tutte le monarchie ha cercato di abbattere il tuo regno. Quindi, cioè, se la logica mi sfugge, vorrei capire dove sta sto piano di colonizzazione del sud. Non ci sta. Allora, una cosa è appunto distinguere fra questa colonizzazione, un'altra cosa dire invece una cosa molto vera, che invece quando si è sviluppato, diciamo, questo rapporto poi unitario, e anche prima, sia per l'azione degli intellettuali meridionali, ma anche per altre ragioni di cui parliamo fra poco, sicuramente il Sud è stato interpretato alla luce di questo pensiero coloniale che invece già circolava in tutta Europa. Perché? Perché il modello culturale a cui si guardava era quello francese, soprattutto, no? Quello dell'illuminismo europeo. La Francia, mentre parlava di libertà, égalité e fraternité, nel frattempo colonizzava altri posti in tutto il mondo, arrivando fino alla fine dell'Ottocento, in cui praticamente il 90% del globo era diviso tra Francia e Inghilterra. Quindi, sostanzialmente, il libro dice questo: non possiamo parlare di colonizzazione, perché è un'arma un po' impropria, diciamo, per parlare dei rapporti disuguali che ci sono tra Nord e Sud Italia, però sicuramente nel periodo a cavallo tra l'Ottocento, l'unificazione e poi anche dopo, l'idea che viene costruita del Mezzogiorno come questo posto arretrato, seppur diciamo omogeneo, seppur, diciamo, diverso, e a questa cosa hanno contribuito tanto anche i meridionalisti, a questa costruzione, è un'idea arretrata e barbara semplicemente perché l'unificazione è stata fatta con un pensiero che apparteneva a quello della modernità francese, inglese, europea, a cui gli intellettuali sia del nord che del sud, diciamo, guardavano con molta ammirazione. E chi avevano come contraltare? Non c'era un sud o un nord che faceva da contraltare, ma c'erano innanzitutto il Borbone, perché era, ripeto, considerato il peggior governo che esistesse in Europa, e l'altro contraltare erano invece proprio le classi popolari del sud, che erano sia quelle, diciamo, le classi popolari della città, quindi i famosi lazzaroni a Napoli, che erano sempre, diciamo, pronti in qualche modo a difendere il re, e gli altri erano invece i contadini
i contadini, diciamo, delle, più della, nelle zone periferiche come appunto in Basilicata, in Calabria, eccetera, che erano, del regno, sì, che erano temuti perché, erano sempre in agitazione. E quindi era in base a loro che si faceva questa, diciamo, distinzione. Ma io infatti per questo ti citavo in quello studio di Tommaso Pedio, sì, cioè già i 100 anni prima, in cui si erano resi conto, già attraversando semplicemente la Basilicata o la Calabria, che il problema era totale, riguardava il 95% delle, anche all'interno delle classi ricche o il clero calabro-lucano, erano poverissimi. Di solito si immagina una chiesa che aveva delle risorse, aveva una forza economica, anche questo era negato, sì, ai territori, come a dire, lucani e calabresi. Quindi è evidente che non si può parlare di una colonizzazione che avviene con l'avvento dell'idea di Cavour, che viene qui, manda i suoi a cercare di capire come conquistare, annettere uno spazio geografico che si pensava essere un giardino. Invece di giardino, sì, c'era la montuosità, i giardini stavano negli Appennini come li teniamo ancora oggi, però probabilmente c'era molto molto poco di vivo, cioè di economico, la gente moriva, sì, per davvero di fame. Ma per corroborare quanto diceva Pedio, questa narrazione, diciamo, tra virgolette coloniale, era fatta addirittura dai famosi riformatori partenopei, no? Che erano un po' quelli che appunto si erano presi l'incarico a fine Settecento di immaginare un nuovo sviluppo economico per il Regno delle Due Sicilie. E questi, avendo sempre questo modello molto, diciamo, nel provare a riformare l'economia, soprattutto quella agricola, quando andavano in Puglia e in altre zone, e dicevano che queste popolazioni sono degne dei Cafi e degli Ottentotti, che erano delle popolazioni coloniali. Allora, io la domanda che mi faccio, dato che sostanzialmente non c'era stato il colonialismo in Italia a quell'epoca, dato che l'Italia va a colonizzare in Africa soltanto dopo l'unificazione, da chi avevano imparato questo linguaggio? Perché questo modello con cui si guardava anche molta ammirazione, anche diciamo in questa riscoperta del sud, in cui c'è stato a un certo punto detto, ma andiamoci a guardare anche i riformatori napoletani, perché quello era un altro tipo di società che volevano, un tipo di società da sud, un'idea di società in cui comunque essere moderni voleva dire comunque denigrare altre categorie di persone e di popolazioni, che era quelle di cui, diciamo, il sud era composto. Assolutamente. Io in grosso modo indicavo un po' in maniera provocatoria a me stesso, le élite meridionali appunto sono state i perfetti manutengoli sia delle élite settentrionali che anche della monarchia, cioè hanno offerto una ampia prateria sulla quale continuare le vessazioni che già erano in corso per le cose che ci siamo appena detti, sostanzialmente, perché addirittura erano loro stessi a indicare nelle masse meridionali gente da rieducare e civilizzare. Quindi è evidente che questo tipo di narrazione facilitava il compito di chi veniva dal nord per annettere questa parte del sud. Quindi insomma i manutengoli non erano i contadini che pigliavano il forcone e cercavano di uccidere il soldato piemontese che era venuto, come pensavano loro, a usurpare. Certo, anche quella è una narrazione, e qui entriamo nel discorso che tu tocchi molto bene, parlando appunto di Carmine Crocco e di tutta quella fase dove sono stati dei briganti, a una forma di brigantaggio che in Basilicata ha avuto un radicamento importante appunto con colui che si battezzò e si proclamò generale. Quindi era una, seppure lui difendeva il suo re per certi aspetti nella sua plateale violenza, o meglio sembrava difendersi il re, ma poi sostanzialmente le razzie che i briganti portavano in lungo e in largo per provare a ripristinare un ordine erano anche ad personam, cercava di migliorare la sua qualità. Quindi il fenomeno pure del brigantaggio che tu tocchi nel libro
quanto bene ha fatto, secondo te, quanto male ha fatto. Allora, cioè, rispetto alla questione dell'elite, ti rispondo prima su quello, c'è una data secondo me fondamentale che bisogna tenere in considerazione, che è quella del 1848. Fino al 1848, diciamo che l'ipotesi che l'unità d'Italia, che era una cosa di cui ormai si parlava già da 2 o 3 decenni tra le persone che avevano idee progressiste, perché il nazionalismo adesso al giorno d'oggi ci sembrava strano diciamo affermare questa cosa, però nell'Ottocento aveva una matrice soprattutto progressista, non chiaramente come oggi che siamo in mano diciamo a chi sappiamo. E fino al 1848 diciamo che era difficilmente immaginabile per tutti i democratici, i progressisti della penisola italiana, immaginare che l'unificazione sarebbe stata fatta dal Piemonte o dal Nord. Perché? Perché sempre, diciamo dal 1799 in poi, il movimento democratico al Sud era considerato quello più forte della penisola. Il 1848 è cominciato a Palermo, cioè una rivoluzione che è stata di stampo europeo, non è iniziato a Parigi, non è iniziato in Germania, non è iniziato a Londra, è iniziato a Palermo, si è propagato attraverso la penisola arrivando nel sud continentale, soprattutto in Cilento e in Basilicata, è arrivato poi a Milano con le famose 5 giornate di Milano, è arrivato a Parigi, insomma è stato un momento di richiesta di democrazia, di costituzione, eccetera. In tutta Europa, che è partito però dal sud, ed è partito da Palermo e poi dal Cilento, semplicemente per un motivo che è quello che con cui diciamo iniziavo, che il regime borbonico era odiatissimo dalle periferie del regno, dalla Sicilia perché aveva sempre avuto diciamo una tradizione autonoma e con diciamo la conferenza di Vienna invece erano ritornate le 2 Sicilie governate dal Borbone, dalle periferie perché chiaramente il regno, questo famoso regno borbonico, che era effettivamente il terzo regno d'Europa dopo quello francese e quello inglese, era comunque un regno che concentrava la sua ricchezza a Napoli e dintorni. A Napoli i famosi latifondisti di cui stiamo parlando, lucani, pugliesi, calabresi, vivevano lasciando qui invece i terreni nella non dico nell'improduttività, ma appunto in quei rapporti un po' ambigui che c'erano all'epoca fra persone a cui dovevano da cui diciamo dovevano ricevere i raccolti e così via. E il 1848 è però anche il momento in cui il regime borbonico reagisce impietosamente contro queste sollevazioni e che cosa succede? Che le persone che non muoiono, che non vengono giustiziate e le persone che non vengono imprigionate nelle carceri borboniche vengono quasi accolte tutti quanti a Torino, dove si formò questo primo nucleo di moderati, molto vicini a Cavour, che cominciò a dire questo regime borbonico è il peggio che possiamo avere, queste classi popolari che ancora una volta, dopo il 1799, che pure già avevano, diciamo... non avevano capito che noi gli volevamo portare la libertà, poi io aggiungerei loro invece non avevano capito che magari invece loro volevano il pane più che la libertà. E queste classi popolari sono sottosviluppate, sono barbare e così via. E quindi che cosa succede in quella congiuntura? Che i democratici cominciano a perdere terreno fino appunto ad arrivare alla disastrosa spedizione di Pisacane, anche i democratici un po' più arditi, tipo Garibaldi, alla fine c'era l'idea
che questa unità d'Italia si doveva fare perché ormai il problema principale erano i Borboni sulla penisola. E quindi Cavour, che era stato più scaltro, Vittorio e Emanuele erano stati più scaltri accettando la Costituzione, lo Statuto Albertino, avevano, diciamo, aderito in qualche modo in maniera più, forse anche un po' bigotta, ma un po' più furba, diciamo, al regime liberale, che era una cosa che diciamo che i Borboni non facevano per questioni sia culturali ma anche per questioni geopolitiche, perché erano legati all'Austria, che pure rimanevano, diciamo, i sovrani assoluti dell'epoca. E allora che cosa succede? Che nel momento in cui si fa l'unificazione, tornano gli intellettuali napoletani che erano andati a Torino, tornano per governare il sud e si fanno coadiuvare dai funzionari piemontesi. Ritornano, scoppia il brigantaggio. Quando vedono questi masse di contadini, banditi, ex soldati e così via, rivoltarsi, cominciano di nuovo con il solito ritornello. Vabbè, ma noi, questi la libertà proprio non la capiscono, questa la modernità non la capiscono, noi siamo qui per fare questa cosa e sentirci più vicini all'Europa, questi che fanno? Sono dei barbari selvaggi incivili che uccidono la gente, saccheggiano, eccetera, sono sicuramente degli africani, più vicini ai beduini, più... Sì, anche la terminologia. La terminologia fa molto riflettere, dato comunque il periodo, ripeto, se togliamo lo sguardo dall'Italia e vediamo un po' il Mediterraneo più nella sua conformazione, era il periodo in cui la Francia colonizzava l'Algeria, era il periodo in cui c'era questa atmosfera, appunto, in cui il nazionalismo si coniugava anche e soprattutto con il colonialismo. E quindi che cosa succede? Il brigantaggio, per ritornare a questa cosa. Ma come lo leggi? Cioè, allora, io non sono uno storico, io trovo molto problematico analizzare da un punto di vista storico il brigantaggio. Il libro non è un libro di storia, nonostante, diciamo, stiamo parlando di eventi capitati un po' di secoli fa, non è un libro di storia, ma un libro che vuole riflettere, appunto, su come alcune narrazioni, alcune rappresentazioni abbiano contribuito a legittimare le differenze tra nord e sud e anche il divario economico. Una di queste narrazioni, da un punto di vista storico, che io critico, è proprio quello che viene fatto sul brigantaggio. Perché il brigante, l'abbiamo visto, diciamo, in tempi recenti, e non devo spiegarlo a voi, magari lo devo spiegare quando vado diciamo al nord, che diciamo questa cosa è un po' meno presente, però è diventato un po' un simbolo del riscatto identitario e territoriale del sud, soprattutto qui in Basilicata, ma tanto anche in Calabria. Diciamo, l'immagine di Crocco è arrivata anche a Napoli su bandiere e altre cose. C'è un'iconografia che riguarda... E sul brigantaggio c'è tutti gli effetti. Negli ultimi anni si è creata una specie di guerra, no? Fra gli storici accademici delle università e un po' questi divulgatori alla Pino Aprile ed altri che sostengono che i briganti siano appunto i partigiani della resistenza meridionale all'invasione dei Savoia. Quindi, ribadendo questa cosa un po', il sud è stato colonizzato dal nord, e se è vero che il sud è stato colonizzato dal nord come pensiamo, allora i briganti erano i combattenti della nazione napoletana. Gli storici accademici dicono invece no, i briganti erano, diciamo, ci sono varie interpretazioni, c'era chi dice che erano semplicemente dei delinquenti, dei banditi che poi sono stati un po' protagonisti di queste razzie, scorrerie, eccetera. Chi dice invece che erano un po', erano l'espressione di questa guerra civile che si è conclusa proprio con l'unificazione italiana fra i sostenitori delle idee liberali e i sostenitori delle idee assolutiste, e quindi i briganti erano un po' gli strumenti della lotta che i Borboni e la Chiesa Cattolica volevano fare ai nuovi liberali. E poi c'è stato pure, diciamo, qualche
qualche storico di ispirazione marxista e ha detto: no, ma quando mai i briganti non sono né dei delinquenti né degli strumenti in mano ai Borboni, sono proprio l'esempio primordiale della lotta di classe. Ora, io ripeto, non sono uno storico, essere uno storico vuol dire entrare negli archivi, consultare le fonti, valutare i documenti in base al periodo storico e così via. Però mi chiedo, chi li ha scritti questi documenti sui briganti che si trovano negli archivi, se i briganti erano per il 99,99%, forse non esagero con la percentuale, analfabeti? E saranno sicuramente fonti di polizia, dei tribunali militari che li incontravano, saranno sicuramente fonti scritte dai nemici politici o anche dagli amici politici. Fatto sta che se si consultano i vari libri di storia, ci sono due o tre lavori fondamentali sul brigantaggio che insomma, se non avete mai sentito nominare, uno è un libro degli anni 60 di Franco Molfese, che era appunto uno storico, diciamo, più di ambito marxista, che lui prende, è il primo che prende un sacco di fonti e dice: guardate, c'è una questione che è rimasta irrisolta da un centinaio d'anni e non ne parliamo più di tanto perché è un po' un rimosso della storia. E ti porta un sacco di fonti in cui ti faceva capire che effettivamente c'erano anche delle lotte per la terra insieme al brigantaggio. Ora, i nuovi storici accademici invece, che hanno preso di mira pure i neoborbonici e quindi hanno detto: voi non capite un cazzo perché la storia ufficiale è quella che sta negli archivi, invece ti dicono: no, non c'è stata nessuna sollevazione sociale dentro al brigantaggio. Però la cosa che mi ha fatto molto riflettere, proprio nel libro di uno di questi Opus Magnum che sono usciti per ultime, questo La guerra per il mezzogiorno di Carmine Pinto, che sembra un po' il nuovo storico divulgatore, no? Dal punto di vista degli storici accademici su queste questioni, lui si confronta alla fine con il pensiero di Basilide del Zio, che è stato il controbiografo di Carmine Crocco. Ora, Carmine Crocco, quando fu imprigionato dopo la lotta al brigantaggio, quasi in vecchiaia, lasciò una serie di memorie. Lasciò una serie di memorie che furono trascritte come l'autobiografia di Carmine Crocco. Come divenne il brigante, sì. Come divenne il brigante, in cui sostanzialmente, questo è un altro punto, anche il brigante quando si faceva scrivere, sostanzialmente scriveva quello che gli tornava comodo scrivere, anche soprattutto magari per togliersi degli anni di condanna. Quindi la domanda che mi sono fatto io è: come è possibile rintracciare questa coscienza politica del brigante? Cioè, questo brigante perché, per chi o cosa contro combatteva? Questa cosa, secondo me, gli storici non ce la possono dire fino in fondo, perché gli storici, quando mettono insieme le fonti, comunque aderiscono anche loro inconsapevolmente a un'ideologia che riproducono nei loro scritti, anche quando ti dicono: noi siamo neutrali perché analizziamo la storia, sì, ma anche il documento da analizzare sono fonti. Difficilissimo. E questo Basilide del Zio, che fece la controbiografia di Crocco, disse una cosa che poi Carmine Pinto riporta, che a me mi ha colpito, per darmi un attimo il libro che ve la voglio leggere, perché è una cosa che poi smentisce proprio tutta l'attività degli storici, proprio in qualche modo. E datemi soltanto un secondo. Ecco, questo lo scrivo io, poi cito Carmine Pinto per riprendere questa cosa. Dell'impossibilità di rendere conto dell'esperienza dei briganti diede testimonianza a Basilide del Zio, che era tra i primissimi contemporanei a occuparsi della storia del brigantaggio e, diciamo, scrisse una controbiografia di Carmine Crocco, a cui lavorò dopo aver constatato che le memorie del famoso capo brigante contenevano numerose omissioni sulle sue azioni, oltre che resoconti con tutta probabilità lontani dalla realtà dei fatti. Del Zio estese queste difficoltà metodologiche all'interno fenomeno brigantesco, e Pinto scrive: Del Zio prese atto che il loro vissuto era quasi impossibile da documentare. I sopravvissuti non raccontavano le loro storie, i manutengoli passati le nascondevano. Sul piano documentario, le bande non formarono un corpo di operazioni, non avevano archivi, almeno da noi conosciuti, per registrare i cicli operativi, anche se spesso avevano un segretario o uno scrivano.
L'assenza di un esercito regolare loro alleato impedì di alimentare archivi diversi. Ora, sulla base di questa... Sì. Sulla base di questa riflessione, che secondo me è molto importante, io penso una cosa fondamentale sul brigantaggio. Io non sono in grado di dire, proprio perché è molto complicato secondo me, perché il brigantaggio è stato un fenomeno molto complesso in cui probabilmente tutte queste componenti di cui abbiamo parlato, probabilmente c'erano tutte insieme in maniera diversa, a volte a seconda dei territori, a volte a seconda pure della testa dei briganti o della banda a cui appartenevano. Ma la cosa su cui mi interrogo è perché noi oggi ci andiamo a guardare ancora i briganti? Cioè, qual è il senso di questo guardare i briganti? È probabilmente un senso che testimonia la nostra sfiducia, diciamo, in quello che è stato in 160 anni lo Stato italiano, quindi a un certo punto ci siamo andati a vedere... da un punto di vista storico questa roba che appunto già Carlo Levi nel suo Confine Italiano romanticizzava tanto, dicendo i contadini qua non guardano alle imprese dello Stato italiano in Etiopia, ma ricordano le avventure dei briganti. E noi oggi stiamo ancora qui a ricordare i briganti. Questa è una riflessione che in realtà volevo condividere con voi, però io mi chiedo perché di questa cosa nel libro, e alla fine mi immagino, ma è un'ipotesi chiaramente che nel libro un po' descrivo, che alla fine avendo perso qualsiasi capacità di immaginare il futuro e di capire come risolvere questa questione meridionale, è stato più comodo rifugiarci in una storia dei vinti, ok? Una storia in cui in qualche modo ci consoliamo per dire c'è stato sicuramente un problema a un certo punto della nostra storia. Da questo scontro ne siamo usciti perdenti, questa cosa ci giustifica lo stato di cose che viviamo adesso. Io penso che si tratti un po' di questo, però diciamo sono pronto ad ascoltare, no, dato che io non ho molte certezze, ma mi piace alimentare dubbi. Perché quello che poi proprio è la base documentale che appunto manca, così come il passaggio che leggevi di Carmine Pinto, che ti dicevo dovremmo presentare un libro di Carmine Pinto, però il romanzo storico, dovrebbe essere così. Appunto ti dicevo... tiravano crocco dalla divisa. Un esempio che sembra stupido, ma stupido non è, la canzone che fa per la maggiore, quella Simma Brigante e Facciamo Paura, che è arrivata al successo con Eugenio Bennato, sì. Dice delle cose ben precise, però a un certo punto c'è il lavoro di Carlo Alianelli, l'eredità della Priora, va sceneggiato. Non mettono all'interno della dello sceneggiato la canzone A noi cara, poi io a un certo punto l'ho anche rigettata quella canzone. Non dicono, i Musicanova dicono a un certo punto non ce ne fottero un Re Borbon. Invece i Musica Storia all'interno della cosa dicono noi combattiamo per il Re Borbon, cioè che è esattamente travisare quella che è la strofa, e lo ripetono in un ritornello fino a tre volte, sì. Come a dire, il revisionismo canoro che riguarda quel pezzo, sì. di brigandaggio avviene pure con una roba di... Tra l'altro io questa cosa l'ho chiesta a Eugenio Bennato, Ah sì, l'hai chiesto? Abbiamo avuto l'opportunità di incontrarci un paio di anni fa e gli feci due domande. Uno appunto come lui si poneva rispetto a questa questione, perché io penso che lui sia sinceramente interessato, diciamo, alle radici storiche di tutta una serie, e sia anche sinceramente dalla parte dei vinti in qualche modo. Però dall'altro lato lui mantiene un po' una specie, non voglio chiamarla ambiguità, ma non in senso maligno, nel senso che lui non chiarisce mai chi erano questi briganti. Io ho fatto due domande, una, ma era appunto l'aneddoto su questa cosa, e adesso non mi ricordo neanche che cosa mi rispose. Però io ho fatto un'altra domanda, perché lui un'altra canzone che invece è dedicata a Ninco Nanco, dice Ninco Nanco deve morire perché se campa potesse cantare. E se campasse potesse dicere qualcosa di meridionale. E io gli ho fatto, ma esattamente che cosa direbbe di meridionale? Perché è quello che mi sfugge.
E parlando di briganti, c'è un altro film molto osannato, diciamo, da, che è questo film che si chiamavano, li chiamarono Briganti. Sì, sì, sì. Che per farvi capire anche, diciamo, i motivi per cui sono scettico rispetto a riproporre questa identità forte meridionale, che in realtà è un'identità anche quella monolitica che rischia di cancellare una serie di altre cose, è un film ambientato interamente a Lucania, in Lucania, tra Rionero, Melfi, sì, sì, diciamo nelle zone, di Crocco, in cui si parla interamente napoletano. Ma io non ho mai sentito, cioè, il dialetto lucano. Il dialetto lucano in quel film. Un film invece un po' più attento, come è stato quello di Noi credevamo di Mario Martone, che comincia con questa scena bellissima di questi tre ragazzi diciottenni, ventenni, che nel 1820 assistono alla fucilazione della banda Capozzoli in Cilento, parlano cilentano. E il cilentano è napoletano. Io ho un caro amico cilentano che mi dice: voi napoletani ci avete colonizzato a noi. E se vogliamo rifare la gara delle colonizzazioni, dovremmo mettere in conto anche questa. È greco il cilentano. È grecanico quello di cilentano. Cioè, i nuni parlano tutto strano, non ci azzecca niente con loro. Vabbè, questo diciamo per fare un po' di provocazioni. La citazione di Alianiello che fa invece mi fa molto felice che la fai, perché fa anche capire che il pensiero di Pino Aprile non è per nulla originale. Pino Aprile non ha inventato lui i lager nazisti fatti al sud, non ha inventato i numerati. Il genocidio di cui vanno a parlare. Anche quella è una narrazione che si ripete ciclicamente in periodi, diciamo, di crisi dell'identità meridionale, che capita, diciamo, molto spesso che nei meridionali siamo in crisi. Però è una narrazione che era quella che faceva la corte borbonica al momento in cui ha perso il potere. Diciamo nel 1861 e aveva una pletora di scrittori, di diplomatici, eccetera, che continuavano a diffondere queste tesi un po' complottistiche sull'unità d'Italia, che poi sono state riprese un po' più estensivamente da Alianiello, che è stato probabilmente il primo a renderle anche, se vogliamo, un po' pop attraverso quello sceneggiato, attraverso alcuni libri, e poi più recentemente da Pino Aprile, da Bruno Guerri. Se abbiamo pure ispirato Giordano Bruno Guerri. Io quel libro nel 2010 l'ho lessi, non mi sembro sbagliato, poi ci sono delle interpretazioni. Diciamo, ti volevo chiedere giusto qualche altra cosa e poi vediamo se riusciamo pure a raccogliere qualche domanda da chi magari te la vuole fare, insomma, rispetto al lavoro. Hai toccato due volte l'immaginario, c'è un passaggio molto bello che è quello dell'immaginaria sala della storia, è come se ancora siamo chiusi lì dentro, tutti quanti noi, insomma, al netto delle qualifiche che sono avanzate, siamo ancora là, ci vogliono ancora lì dentro, in questa immaginaria sala d'attesa. Allora, l'immaginaria sala d'attesa della storia non è un'espressione mia, ma è sempre di uno storico indiano che si chiama Dipesh Chakrabarti. Molto bella quella linea degli indiani che fa parte di questo collettivo Spartan Studies, che lamenta un po' la cosa che dicevo prima, ovvero che c'è una narrazione della storia che è europea, che è eurocentrica sostanzialmente, e in cui tutte le altre culture, le altre civiltà, le altre storie che l'Europa ha incontrato sul suo percorso sono state, diciamo, confinate in questa sala d'attesa della storia. Ora, secondo me, la differenza che passa fra, diciamo, chi prova a prendere la questione dell'identità meridionale e di questo divario nord-sud in maniera polemica, come stanno facendo i neoborbonici, eccetera, è che loro effettivamente da questa sala della storia vorrebbero uscire per approdare nella storia con la S maiuscola, per dire anche noi vogliamo questo sviluppo, questa modernità, questa non lo so, questa società sfavillante di cui in realtà, perdonatemi, ma di cui noi facciamo parte, perché se noi dobbiamo considerare appunto le cose come stanno da un punto di vista globale, se noi confrontiamo lo status di vita, diciamo, anche dei ceti più poveri nel sud Italia rispetto ad altre popolazioni
che hanno subito gli effetti devastanti del colonialismo nella loro storia, ancora ad oggi stanno, diciamo, in condizioni pietose, non c'è proprio paragone. Quello che invece penso io a un certo punto è che noi questa storia con la S maiuscola dovremmo un po' provare proprio a farne a meno, cioè dovremmo un po' capire che è una storia che si è progredita un po' linearmente imponendo una modernità che sicuramente, se da un lato ha migliorato le condizioni di vita, non l'ha mai fatto in maniera, diciamo, egualitaria, dall'altro. E dall'altro lato ha imposto con la forza una serie di, anche, diciamo, nella storia del Sud Italia, una serie di questioni che, diciamo, in parte potevano essere strane alla storia del Sud. Giusto per fare un esempio, nel dopoguerra si parla spesso e volentieri della fabbrica di Taranto, no? Dell'Ilva. Ma la fabbrica di Taranto è stata imposta su quel territorio proprio un po' in quel modo lì, con l'appello discorsivo a dire: qui c'è una popolazione arretrata che si deve sviluppare, la fabbrica è modernità, questi ulivi e questo mare, eccetera, non ve ne fate nulla perché siete dei meridionali oziosi e quindi invece dovete andare a lavorare. Che era una narrazione condivisa anche dal Partito Comunista, perché il Partito Comunista diceva: finalmente abbiamo l'occasione di sottrarre questi biforchi braccianti che sono anarchici, che non capiscono niente, che non sanno che cos'è la disciplina, il partito, li mettiamo in fabbrica, finalmente avremo i perfetti operai che poi potranno guidare un giorno una coscienza più sviluppata. Partendo da Bagnoli. Sì, sì, vabbè, ho fatto un po' l'esempio di Taranto, quello più famoso, ma volendo, diciamo, potrebbe fare lo stesso discorso per quanto riguarda l'imposizione delle stazioni petrolifere qua in Basilicata. Assolutamente. E così via. Quindi sostanzialmente la mia difficoltà con questa, ma anche in parte per ritornare al discorso che facevamo prima, che magari anche il signore lì sollecitava, anche con storici e intellettuali come Zidara, è proprio un po' quella che loro non mettono in discussione la figura di questa modernità. Con Zidara sono stato amico, ma non eravamo mai d'accordo. No, lo immagino. Lo immagino. Zidara ha scritto delle cose molto belle, secondo me, in alcuni casi, altre un po' più problematiche. Però la cosa per cui io l'ho letto e poi mi sono un po' allontanato è che lui comunque questa fiducia nello sviluppo, nella modernità, eccetera, non la metteva mai in discussione. E era una cosa a cui in qualche modo lui anelava anche per il Meridione. Poi lo faceva, diciamo, su basi socialiste all'inizio della sua, poi, diciamo, magari verso la fine della sua vita ha avuto un po' di ripensamenti. Però ecco, io penso tanto che, attenzione, non è una cosa che ci deve costringere ad essere antimodernisti. Questa è una cosa che è andata anche un po' di moda al sud, no? Dire anche un po' sulla base del successo che ha avuto il pensiero meridiano di Franco Cassano. C'è il nord veloce, sviluppato, industrializzato, noi invece siamo il sud e siamo lenti. E Cassano dice: basta essere pensate da altri o altri. Sì, quello è assolutamente un'intuizione straordinaria, che bellissimo. Tra l'altro è molto comune. Cioè Cassano diceva: dobbiamo arrestare questa modalità di pensiero per cui il sud è sempre pensato da altri. E che è una cosa fondamentale, però il modo poi in cui lo arriva a fare è altrettanto problematico, perché immaginare il sud come un territorio lento, no? Elogiare la lentezza al sud, secondo me è un'operazione che può fare, non lo so, soltanto io ho dei riferimenti napoletani, ma soltanto chi ha la casa con vista a Posilli, poi magari campa di rendita, sicuro non lo possono fare le persone che sono sfruttate, non lo possono fare i migranti che sono sfruttati nel Foggiano, non lo possono fare le classi meno ambienti, diciamo, sia delle città che delle zone interne meridionali. Quindi
Non è assolutamente una pretesa antimodernista quella di dire dobbiamo fare, dobbiamo abbattere quella storia con la S maiuscola, ma è più un'idea per dire dobbiamo provare un po' a mettere, soprattutto alla luce della società che verrà, che è una società che sarà provata da questioni ambientali, da questioni sociali, da questioni eccetera, dobbiamo mettere assolutamente in discussione questo modello di sviluppo, che vuol dire dobbiamo provare a immaginare, ad immaginarne uno che tenga invece conto non solo di tutti questi fattori, ma anche di una distribuzione della ricchezza più uguale. Assolutamente. Un'ultima cosa, siamo nella terra dei briganti, questo è vero, ma siamo pure nella terra di Rocco Scodellaro. Tu fai un passaggio brevissimo su Rocco Scodellaro, ma centri delle questioni importanti. La detenzione di Scodellaro avviene perché a un certo punto l'istanza dei contadini la comincia ad acculturare, cioè comincia a parlare con queste persone e a proporre dei modelli altri. Rocco Scodellaro viene incarcerato esattamente per questo. Il 19 aprile 2023 sarebbero 100 anni della sua nascita. Io credo che così come non è abbiamo... 70 dalla sua morte. Esatto, 70 anche dalla sua morte, perché muore purtroppo giovanissimo, ad appena 30 anni. Io credo che Scodellaro sia una di quelle figure che purtroppo non ha avuto il tempo materiale di cambiare il corso di determinate cose, perché altrimenti per la direzione e per la capacità di diventare già sindaco a quell'età sicuramente ci mostrava un lato di quel meridione che tutti dovremmo adottare, che è sicuramente il meridione che ci piacerebbe essere presente in ogni realtà, diciamo sostanzialmente. Sì. Questo ci... Tu dell'idea di, e chiudiamo su questo discorso e poi vediamo se qualcuno vuole dirci di più, che ci hai trovato in Scodellaro, cioè come meridionalista, poi mettiamola. Sì, guarda, Scodellaro, come dici, il passaggio è breve, però secondo me è molto significativo, e qui ritorno a quella provocazione che ho fatto all'inizio dicendo appunto gli indiani volevano confrontarsi con un pensiero che accogliesse anche le rivolte contadine, non soltanto quelle proposte dal marxismo europeo, quindi dal proletariato industriale. Scodellaro è stata una figura, secondo me, dirompente nella cultura lucana e, volendo, per estensione anche in quella meridionale, perché lui, che contadino non era, perché lui era figlio di artigiani, si è posto in una maniera tale in quell'epoca di rivolte contadine che qua hanno portato diciamo finalmente alla fine all'occupazione delle terre, in qualche modo anche alla fine del feudalesimo, se vogliamo proprio fare un po' una che non è mai stato messo in discussione da tutte le leggi preesistenti, quella ondata di rivolte lì portò a una riforma che è stata chiaramente tardiva, che non ha risolto nulla e che ha dato, diciamo, altri tipi di problemi, però è stato un momento storico molto importante in cui però appunto i grandi organizzatori della coscienza di classe, che era sempre il Partito Comunista, che era più o meno egemone, che vessava in maniera totale, sì, non aveva proprio coscienza di quello che succedeva al sud, sia nelle campagne che nella città. In questo capitolo in cui parlo di Scodellaro, io lo chiamo l'autonomia delle classi subalterne meridionali. Autonomia, che cosa vuol dire in questo senso? Provare a immaginare che appunto la rivolta, quello che dicevo prima, quello che dicevo un po' difficile da capire nella testa dei briganti perché non ci sono fonti storiche, però la capacità di rivolta, di cambiare la situazione, ma anche soltanto di scrollarsi di una serie di stereotipi, no? Da parte delle classi cosiddette subalterne, come avviene. E avviene sicuramente con le rivolte contadine degli anni 50, di cui Scodellaro è stato un po' un megafono e un amplificatore, e avviene anche, diciamo, nelle realtà urbane come nella Napoli degli anni 60 e 70, in cui tutta una serie di classi subalterne che vivono di espedienti, di economia informale, a volte anche di piccola criminalità, provano anche a organizzarsi, i collettivi dei disoccupati sono abbastanza famosi, eccetera, e pongono una contraddizione enorme alla cosa. Cioè, secondo me la grande
lettura da fare rispetto a questa cosa qui è questa. I disoccupati a Napoli dicevano, ma voi dite che al sud siamo tutti clientelari, siamo tutti corrotti, eccetera. Ma non siamo noi che siamo corrotti, siamo clientelari, sono le classi dominanti della democrazia cristiana che invece diciamo, replica questo stereotipo. E noi con la nostra lotta vogliamo chiaramente il salario garantito, vogliamo il lavoro e tutto quello che è possibile, ma vogliamo anche smontare questi stereotipi. Loro facevano le liste di lotta, delle liste in cui si scrivevano, diciamo, le persone che partecipavano alla lotta, semplicemente perché il meccanismo del collocamento era egemonizzato dalla Democrazia Cristiana, che chiamavano i raccomandati, o comunque altre cose del genere. Quindi Scodellaro capita ancora. Scodellaro per diciamo chiaramente no, è diciamo una costante che capita ancora. Hanno imparato pure a sinistra. Certamente, no, ma infatti. E quindi Scodellaro è un po' il simbolo di questa capacità delle classi subalterne di combattere anche gli stereotipi di cui queste rappresentazioni hanno imposto al sud. Complimenti per la citazione, che è una delle più belle. L'autorità non sarebbe mai stata nostra, diceva Rocco Scodellaro, e tu lo metti al principio di questo capitolo. Questa è una frase che lui disse subito dopo essere stato incarcerato. Esatto. Per chi non ricorda la vicenda, lui fu falsamente accusato di concussione quando fu sindaco per, diciamo, dai poteri opposti a quelli che lui diciamo, provava a esercitare in alleanza con i contadini, e questa frase secondo me è sintomatica di due cose meravigliosa, oltre che uno proprio del suo sconforto, perché lui pensava che effettivamente fare il sindaco a Tricarico fosse lo primo ospedale della zona. Dare istruzione, diciamo, alle classi subalterne sarebbe stata una cosa rivoluzionaria. Dall'altro lato ti rendi conto di questa impossibilità, cioè come ci interfacciamo con quella che prima ho chiamato la storia con la S maiuscola, che possiamo chiamare la modernità del progresso, ma che potremmo chiamare anche banalmente il potere, se alla fine a utilizzare questo potere sono una serie di classi che tengono sotto scacco delle altre. Forse dovremmo proprio anche rimmaginarci, no? Chiudiamo su Scodellaro. Dentro Uva Puttanella ci sono i racconti delle giornate in carcere, i 50 giorni di carcere, che lui descrive molto bene, che sono secondo me uno spaccato meraviglioso della scrittura di Rocco Scodellaro. Detto questo, ti faccio un ultimo complimento anche sull'impaginazione del libro, soprattutto per l'immissione delle foto, perché a un certo punto c'è quella cosa di Piazza Dante, mi pare, dove c'è la foto lunghissima, vive il brigantaggio, che l'avevo letta, poi quando sono arrivato nella pagina è bello, cioè, nel senso, tante volte mi capita di leggere un libro e sarebbe carino trovare, come a dire, la didascalia o l'iconografia della foto. Anche l'impaginazione, complimenti a Tango Edizioni, soprattutto a te, per il grandioso lavoro svolto. Io ho trovato un ottimo libro. Grazie. E lo consiglio a tutti voi. Se qualcuno ha delle domande da porre a Carmine, siamo qua, sono se è tardi, andiamo a mangiare. Le domande ora o durante la cena? Come meglio preferite. Compagno Guarani. La riflessione. Non si può parlare di una persona se hai visto solo la fotografia, non si può parlare di un libro se non ho ancora letto. Avevo letto una parte della bibliografia, che comunque è molto sostanziosa. Oltre Zitara, forse, cioè, mi chiedo perché non c'è Del Carria. Ci potrebbero essere tante mancanze, diciamo. No, ma non lo vedo come mancanza. Sì, anche sì, perché sì. Del Carria poi fa un discorso che è molto vicino a questo. Quando lui, il titolo è proprio Proletari senza rivoluzione, dà il senso proprio che è mancata, diciamo, è mancato quel ceto intellettuale, sì, che riuscisse a dirigere poi i fermenti delle lotte contadine, ecco, solo per questo. No, certo, no, grazie per averlo nominato. No, io ci sono molte persone che mi dicono, ma perché... No, ma io non devo metti i voti, per favore. No, è una questione di voti, però è come dire, è anche una questione di... Cioè, così come gli storici selezionano le fonti che gli fanno comodo, quando uno scrive un saggio, diciamo, è costretto anche a fare un po' una selezione.
Io dico sempre che per fare un libro, diciamo, completo sulla questione meridionale serve un'erudizione pazzesca che io non ho, per esempio, dedicato alle letture, per esempio, mi manca e la recupererò. E tra l'altro, se invece avessi voluto fare un volume, diciamo, iper completo sulla questione meridionale, non scordatevi un libro di 237 pagine come questo. Stasera pagheremmo tre volte tanto. Ma ce ne sarebbe voluto bisogno di almeno del triplo. Quindi se possiamo parlare un po' di attualità, lasciando perdere il libro che me lo devo prima. No, pure l'autonomia differenziata. No, ecco, proprio peccato che se n'è andata Carmen. Quando si fanno delle critiche al Partito Comunista su certe timidezze o certe incomprensioni, esatto, o certi opportunismi, chiamateli come volete, vedete che noi anche senza Partito Comunista riusciamo a fare le stesse cazzate. Quindi quando si parla di egemonia, io vorrei permettermi di raccontare solo un fatto, voi non eravate ancora nati, nel 1970, quando ci fu il famoso febbraio lucano, la capacità della sinistra fu quella di consegnare un movimento molto grosso alla Democrazia Cristiana, proprio per il discorso dell'industrializzazione e quel discorso che veniva fatto molto bene da lei, tenendo conto che oggi forse siamo avvantaggiati, perché l'ideologia del modello industriale, per fortuna dopo 250 anni, non dico è finito, ma scricchiola. Però ancora oggi io vedo che siamo rimasti sul baltare culturalmente. Assolutamente. Poi leggerò il libro e... Comunque, oltre alla, diciamo, non è soltanto una questione legata all'industrializzazione, c'è un altro esempio storico. Quando dico industrialismo non intendo solo l'industria, intendo la scuola che funziona così, la sanità che funziona così. Ma poi pensiamo a Reggio Calabria. Reggio Calabria 1970, una storia molto simile. Cioè, quella fu una rivolta che la sinistra, diciamo, banalizzò come una rivolta, diciamo, campanilistica fra... Se concedetemi una cosa personale, poi non parlo più, poi andiamo a cena. A Reggio Calabria, con quell'incosciente di Franco Piperno, ci presentammo in piena rivolta di Reggio Calabria, dai Missini, a dire, vabbè, ma voi che caspita volete queste cose qua? Quando... Se seguite quello che facciamo noi, forse la cosa si fa ancora meglio, ecco. Non so perché non ci hanno rotto le ossa, anzi, ci offrimmo pure l'aperitivo, ci dissero bravo, bravo. Me lo immagino questa scena. Volevo giusto un elemento di riflessione. Nelle lotte del 68, negli anni 70, erano soprattutto meridionali gli operai che al nord, sì, in qualche modo animarono le lotte del periodo, quindi in qualche modo c'era anche forse la difficoltà a socializzarsi ai quei ritmi di fabbrica, quei ritmi di vita. Per quanto si provenisse da un ambiente agricolo, contadino, con le sue durezze, le sue difficoltà, diciamo, c'è stato questo moto di ribellione ad un'alternativa che poi si è scoperto non è che fosse di grande emancipazione. Quindi in qualche modo, soprattutto grande, grazie al... a questa insofferenza meridionale, diciamo, a quei ritmi che hanno avuto, diciamo, forza, no? Hanno avuto, vogliamo tutto di Nanni Balestrini, era proprio un po' questa cosa che dici, no? Sì. Sì, alla fine, infatti io nel libro lo ricordo, che si ricorda l'emigrazione meridionale a Torino, sia per il razzismo contro i meridionali, chiaramente, e sia perché poi si dice, però senza i meridionali, il famoso sviluppo economico non ci sarebbe stato, però effettivamente furono proprio quei cafoni meridionali che migravano nelle fabbriche a mettere proprio in crisi quel modello di sviluppo economico là, i scioperi a pezzo a statuto, eccetera. È veramente interessantissimo. A proposito di Nanni Balestrini, anzi, diciamo Alfonso Natella, forse Alfonso Natella è il prototipo di quel ribellismo meridionale, con delle intuizioni, con delle intelligenze, ma che poi si disperde in mille rivoli e non approda a niente. Forse i briganti migliori, che non erano né delinquenti né assassini, forse li potrebbe rappresentare Alfonso Natella, ecco. Mi trovo abbastanza d'accordo con la riflessione. Comunque, giusto, faccio un ultimo inciso, giusto perché appunto ci tengo a smentire che questo è un libro di storia, l'ultimo capitolo in realtà parla molto di attualità. Sì, forse un passaggio su
quella visione. Perché comunque questa rappresentazione del Sud, di cui che voglio appunto mettere un po' in crisi, il Sud arretrato, il Sud barbaro, ma anche come dire, questo Sud che deve sempre un po' rincorrere il Nord, diciamo in generale, cambia, si evolve nel tempo. Quindi nell'ultimo capitolo faccio alcune riflessioni che sono legate più a questioni, diciamo, sia culturali, quindi anche come cambia l'immaginario del Sud attraverso, non lo so, la televisione, le fiction e così via. E soprattutto la cosa che mi interessa smontare è proprio l'idea che noi stiamo continuando, anche in questa battaglia, tra virgolette, identitaria, stiamo continuando a mettere, ad opporre al nord che ci ha sempre considerato un sud unico, stiamo contrapponendo un sud altrettanto monolitico. Questo secondo me è stato un grande errore del meridionalismo. E infatti il libro lo concludo con un piccolo paragrafo che si chiama "Perché non ci possiamo più dire meridionalisti?" Perché sostanzialmente il meridionalismo alla fine, tranne diciamo qualche esempio sparuto, tranne una svolta un po' più recente che si è avuto pure negli studi, ha sempre immaginato il sud un po' a immagine e somiglianza del nord, no? Il problema era il sud, perché era quello che impediva lo sviluppo. E quindi niente, l'auspicio è che riusciamo a ritrovare invece delle parole, delle azioni e delle idee nuove che appunto ci sottraggono a questo sguardo esterno. Io lo chiamo un po', uso un termine preso in prestito dal femminismo, che è quello del mansplaining, e lo chiamo nordsplaining, no? L'idea che siamo, che chi è al nord si sente sempre un po' in diritto di spiegare a te come, come devi comportarti. A me mi è capitato proprio una telefonata di quelle insistenti e brutte di un consulente finanziario del nord, che me la metto molto breve, poi insomma se leggete il libro in realtà me l'ho raccontato anche in maniera molto divertente. Mi dice "Ah, ma tu che ci fai a Napoli se non c'hai un lavoro? Prendi la tua famiglia, prendi i tuoi affetti, vai al nord, è lì che la tua vita viene valorizzata." Questa è un po' un'attitudine che c'è, ed è un'attitudine che subiamo un po' nelle nostre relazioni personali, in cui pure quando uno va al nord, oppure "Ma tu non sembri meridionale come gli altri, una santa persona", no? C'è un po' quell'attitudine lì. E dall'altro lato invece è proprio una delle cose che governa il Sud. Il Sud viene spiegato appunto dal Cinquecento, in questa modernità che inizia, arrivano i gesuiti che andavano nelle colonie ad evangelizzare, tornano in Calabria e dicono "Queste sono le Indie, sono le Indie italiane." Quindi c'è un po' questa tendenza qui, e il mio augurio invece è quello di provare a immaginare dei nuovi sentieri per guardare al sud da un punto di vista molteplice e plurale, però, perché la Basilicata non è Napoli, Napoli non è la Sicilia non sono le campagne del Foggiano, e non sono neanche le Calabrie, che poi hanno 50.000 problematiche, Martireno, Marghionio, Appennino, eccetera. Quindi insomma, non vorrei darvi fastidio su certe cose, ma visto che è venuto fuori poi il problema religioso, premetto, io sono di formazione valdese, però quando ho lavorato soprattutto a Napoli, i valdesi li chiamavo boemi. Io me ne sono andato nelle chiese battiste, nelle chiese evangeliche, perché veramente là tenevi il popolo con tutte le sue disgrazie, le sue contraddizioni e tutta la voglia di mandarla a fafottere dalla sera alla mattina per come si comportava. Però a proposito di questo, ecco, delle Scotellaro non è solo, a parte Mazzarona, a parte Rossidori, eccetera, ma a parte che lui poi fa quell'intervista all'evangelico, ma la cosa importante è che viene preceduto da gente come Lo Perfido, il monaco bianco, che prima della prima guerra mondiale organizzò il movimento, cercava di organizzare il movimento contadino. Quindi c'è stata la religiosità popolare, che era una religiosità che si esprimeva come ribellione. Se voi andavate ai Sassi, quando ancora c'erano i contadini, lì c'era la doppia tessera, cioè
erano destinati al Partito Comunista ed erano della Chiesa Battista, perché nella Chiesa Battista vedevano la contrapposizione al potere che era anche il potere clericale della Democrazia Cristiana. Ma tagliatemi la lingua perché ho già disturbato abbastanza. C'è qualche altra lingua che vuole... Io volevo solo dire che non penso che ci sarà proprio una risposta necessariamente, perché ovviamente sono questioni complicate, cioè mi volevo ricollegare un po' a quello che stavi dicendo appunto verso la fine. Vabbè, intanto grazie, no? Prima. Grazie per, insomma, per la presentazione. Ma sì, su quanto dicevi alla fine, appunto, su ripensare nuove strade, percorsi che tengano anche conto appunto della molteplicità di questi territori, cioè io personalmente non sono originaria del Sud Italia, sono immigrata qui. E però, dove sei? Vabbè, io sono di Roma, però sono stata in giro fuori dall'Italia per tanti anni. E al momento stiamo in un paesino qui, insomma, a mezz'ora da Potenza. E cioè, sicuramente ci si trova confrontati molto spesso con, cioè, come se quello che uno sta cercando di fare, magari anche riavvicinarsi alla terra, riprovare a costruire la vita in un altro modo, sia appunto qualcosa di arretrato, cioè c'è come moltissimo interiorizzata questa sensazione di dover, non lo so, adesso avere la fibra veloce ovunque, che sta, che tu dici, è quello che ci serve, tipo la fibra super veloce. E quindi è complicato, no? Però è anche molto interessante perché ti chiedi un po' come fai a... cioè quello che poi uno tenta di fare anche nel quotidiano, a scardinare questa narrazione che anche arriva adesso, vabbè, col PNRR, tutto quanto, cioè tutti questi soldi che cadono, tutta questa spinta che cerca di omologare appunto anche a, non so, quanto succede in Nord Europa, che però va tutto nella direzione opposta a quello in cui si dovrebbe andare, no? Sì, volevo solo dire questo, appunto, cioè penso che comunque è ancora abbastanza complicato perché... Senza dubbio. Cioè poi tutto attorno ti ritrovi, non lo so, gente che pensa che sei matto, comunque che pensa che... non lo so. Sei una brava persona però. No, vabbè, come si dice... No, certo, ma alla fine una delle mie insoddisfazioni, diciamo, per cui il libro... ho voluto poi scrivere il libro... era proprio che io sentivo tanto che qua da sud si stava sbagliando una cosa, cioè si stava concentrando tutto, diciamo, questo malessere, questo divario che comunque è esistente, non è possibile negarlo e bisogna assolutamente riportarlo alla centralità dell'agenda politica, però si stava sbagliando, secondo me, a attribuire le colpe, perché non è una questione specificamente geografica, una questione che interpella i rapporti di classe, secondo me principalmente, ma anche le questioni, io diciamo, di genere non ne parlo tanto, ma c'è tutta una cosa da affrontare lì. E poi non dimentichiamo che negli ultimi anni anche qua la questione, diciamo, legata alla razza e quindi legata al fatto che, come diceva Mimmo, ci siamo un po' unificati nel segno dell'odio verso i migranti, è diventata di nuovo, diciamo, è diventato un tema anche qua. Nessuno si sarebbe immaginato 30 anni fa che la Basilicata ci avrebbe avuto un presidente della Lega. Mo, al di là di tutti gli accordi... Il sindaco della Lega e presidente di Forza Italia. Scusa. Non è importante. Però quello che voglio dire, ma al di là del fatto che questi sono poi frutto di inciuci politici e tutto quello che vuoi, però se il simbolo della Lega è stato reso accettabile al sud... Loro vivono in un paese che è tolve, che ha questo feudo leghista, il loro sindaco. Cioè, fantastico. Un po' di voce. Non ce l'avete il fiume in cui andare a bagnare. Il senatore Pepe è uno di quelli della prima ora della Lega, sì. E quindi governa il loro paese da tempo, anche bene probabilmente, perché lo continuano. Che non è il peggiore di quello che fanno. No, ma non ho detto questo. Vabbè, però tu puoi dire anche lì. Cioè, più complicato. Però giusto per fare una battuta, io mi inalberavo proprio quando il momento in cui, diciamo, la Lega ha cominciato a diventare nazionale, mi inalberavo con quelle persone amiche anche al nord che mi chiamavano e dicevo: oh, ma perché i meridionali votano Salvini? Io dicevo: scusate, ma perché no? Cioè, votano Salvini, uno, perché non è più la Lega, dicevo, che hanno cominciato a votare Salvini, i meridionali che stavano al nord.
una delle mie risposte era questa, però dall'altro lato perché se nell'opinione pubblica italiana deve passare l'idea che se al nord votano Salvini sì, vabbè, è perché c'è voglia di sicurezza eccetera eccetera, mentre se i meridionali votano le 5 stelle è perché vogliono essere assistiti e perché non c'hanno voglia di lavorare. È sempre, diciamo, frutto di questa narrazione binaria che secondo me ci portiamo indietro non da adesso ma da un po' di secoli, e che sarebbe, cioè, qualcuno mi chiede cosa possiamo fare per il sud, io come dico, no, io non lo so perché non faccio né il politico, non faccio il politico, non ho soluzioni eccetera, però sulla base di questi studi del vissuto eccetera che ho fatto, sicuramente dobbiamo cominciare a scrollarci da dosso un po' una serie di narrazioni che secondo me a volte noi stessi contribuiamo ad alimentare proprio anche attraverso questa roba un po' identitaria che abbiamo abbracciato. Quando dico noi parlo noi meridionali, non noi presenti in questa sala. Perdono una voglia quando io ho detto che è una cassetta degli attrezzi, vedendo ci sono un sacco di spunti, e che forse quel discorso dello studio che è tanto caro a Gramsci, è non di dati da contenere in un cervello, ma da assimilare a un modello culturale, provare a sradicare questa forma di egemonia del nord verso il sud in questo caso, ma proprio di quella parte del nord ricca e industrializzata che continua, certo, a fare i danni. Niente, grazie a te e grazie a voi soprattutto per essere stati qui.